credo che i complimenti siano d'obbligo questa sera. A parte un attimo, passiamo un attimo avanti, a parte un po' di sofferenza nel primo tempo quando avete concesso qualcosa al Crotone, poi il secondo tempo è stato perfetto. Sì, nel primo tempo siamo passati 2-0, abbiamo rischiato in quel frangente due o tre situazioni che si potevano evitare tranquillamente. Nel secondo tempo stiamo molto più accorti, più quadrati in campo, abbiamo concesso niente, anzi potevamo fare qualche gol in più. Mi sembra che abbiamo fatto un'ottima partita, sono contento perché sapevo che era una partita molto difficile qui, su un campo difficile contro una squadra secondo me molto forte che non merita questa classifica, però devo dire che la mia squadra è stata molto brava e attenta sui particolari, che è la cosa più importante. Leggiamola la partita: quando il Crotone ha iniziato il suo possesso palla che un po' tutti si aspettavano, ripartenza, recupero di Marras e gol dell'1-0, poi ancora ripartenza di Marras, calcio d'angolo, gol del 2-0. Se devo trovare una pecca nei primi 45 minuti, avete concesso un po' troppo al Crotone, lo avete fatto in fase di ultimo passaggio, gli avete concesso un po' troppo. È vero, sì, dopo il 2-0 abbiamo concesso troppo, loro sono stati veementi, mentre nella seconda parte non abbiamo concesso più nulla, siamo stati più quadrati, abbiamo corretto alcune cose e devo dire che potevamo fare anche qualche gol in più perché le occasioni ci sono state. Senti, sulle proteste di Stroppa vuoi dire qualcosa sull'episodio del secondo palo? Io lo capisco perché la situazione è difficile, magari gli episodi non gli stanno dando favore, capisco la situazione, perciò non posso dirgli nulla, io posso solo augurargli tutto il bene possibile, che è una squadra che merita, mi dispiace che sia in questa situazione di classifica, ma io sono contento di aver vinto perché chiaramente ci porta a 38 punti che siamo direi quasi salvi e possiamo pensare ad altri obiettivi, nel senso che con qualche altro punto saremo a posto, insomma, sul piano della salvezza. Facciamo un po' di letture di moduli nel secondo tempo. Sempre con il 4-3-1-2 avete tolto tutto al Crotone, poi fuori un attaccante Monachello che ha fatto benissimo, dentro Gravillon, 3-5-1-1, Pescara perfetto, Bruno che scherma la difesa dopo un po' e quante alternative messe in campo. Bene bene, Sì, devo dire che questa volta le scelte sono andate bene, alle volte ti vanno bene, fai delle scelte giuste, alle volte mi vengono meno bene. Credo che questa partita sono stati molto bravi i ragazzi a portare a casa una vittoria fondamentale. Peccato per l'infortunio di Sottil nel finale, ma Sottil ha superato Del Sole nelle gerarchie con questa interpretazione del modulo? No, mi serviva uno che attaccava la profondità perché loro giocavano molto alti e Sottil c'ha un passo molto rapido, veloce a ribaltare il fronte e ho fatto questa scelta. L'ultima ha detto salvezza quasi acquisita, chiaramente sorridiamo, l'obiettivo deve essere blindare la zona playoff o sogniamo le prime due posizioni, diciamolo anche ai tanti tifosi che sono venuti qui all'uscita. Giochiamo partita per partita. Ma dobbiamo sempre un obiettivo? No, adesso l'obiettivo è arrivare ai playoff. L'obiettivo è quello di arrivarci quanto prima, di fare più punti possibili, giocarsi partita dopo partita. Non creiamo altre situazioni come è stato il passato che poi ci ha penalizzato. Viviamo la giornata, oggi siamo venuti qui, abbiamo cercato di vincere, abbiamo vinto, perciò dobbiamo continuare su questo. Facciamo i complimenti a Campagnaro e Scognamiglio per la prova di questa sera. Sì, ha fatto una grande prestazione a tutti e due.